ragazzi, io sono Vanelle87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi si torna alla... finalmente, alla Jungle Challenge. Sempre che non mi rompano i maroni. Sì. Vieni. Sperando che non muori, ma vieni. Ciao. E... lasciatemi. No, non dormi. E... come potete vedere, qui c'è una bella torta sul tavolo, perché non andare a dormire. Perché sì, finalmente, come potete vedere, possiamo festeggiare, tra parentesi, festeggiare, tra virgolette, il compleanno di Costanza, che è molto furente. E messo... oh, no, ma lei... leggi per farlo addormentare, che... oh, dicevo. Quindi... no! Molto! Molto furente, perfetto! Cioè... quindi, bando agli indugi, mi sono rotta le scatole. Aiuto a soffiare sulle candeline. Costanza! Basta! E come potete vedere, anche io ho inserito la MC Command Center. E devo dire la verità, è comodo. Ci ho fatto poco, ma sì, è comodo. Prima, fermi! L'ultima foto per vedere come verrà fuori. Ho dimenticato di andare... dov'è? Qui. Perfetto. No, un po' più vicino... sì, così va benissimo. E scommetto che diventerà una biscia, perché comunque è già incazzata nera. Come sei? Ok, allora il tratto lo ricordo perfettamente, era, se lo trovo, dov'è andato? Eccola qui, buona. L'aspirazione l'ho dimenticata, devo andare a controllarmi. Eccola qui, l'ho trovata. Mentale, che quindi viene fuori. Bambina prodigio, vuole essere la bambina più intelligente della scuola. Bene, che brava. Vediamo. Beh, girati. Belle orecchiette, quelle ci sono. E che incazzate già come una biscia, ma è bello, sapevo questo. Aggiungi le candeline, mamma mia, iperfurente. Allora, sale di livello di abilità sociale e praticamente disegna qualcosa, praticamente lo vuoi rubare a tuo fratello, ma infatti reclama. E dormi, come potete vedere ho già cambiato la sua cameretta e l'ho fatta da bambina. Ho aggiunto già la postazione per i vuoto mostri con cui giocherà col fratellone, e ho già anche la cameretta per Cecilia. Quindi tu, per poverino, beh, schiattava da solo, questa non è colpa mia, non è colpa mia. Fai copiare la rana. E ora qui c'è qualcosa da fare? No. E come potete vedere, mi sono liberata anche qui degli gnomi. Ora fermo, già che questo è qui. Quindi presentazione divertente. Tu che non fai un caspita. Vediamo se stavolta ha avuto successo o no. Tutti che dormono, cioè. Dormi. Sì, poi due. Devo rifarle il look e... prima usa. Imbarazzato per cosa, poverino? Commento imbarazzante, boh.
Quindi li hai fatti. Poi volevo vedere i... Sì. Ah, l'avanzamento del distintivo. Ma prima... Lasci! Alla vivere qualunque cosa tu voglia fare. Quindi sì, quindi no, cosa? Un momento di sospeso. Sì, va bene, grazie tante. Allora, ancora tre. Ricambia. Dona oggetti in beneficenza. Ok, avventura aperta, tieniti in forma. C'è ancora un bel po' di cose. Sì, finalmente! Vabbè, fai come ti pare. Poi. Mangia. Ma qui al lavoro non ci vado mai? No. Mamma mia, quanti pochi giorni che lavora. Allora. Fermo qui. Tu. Allora, gioca con tre giochi. Vabbè, tua sorella dorme qui. Non combinare un pasticcio. Oh, è vero. Questo fu... ma costruisci? E poi sì. Dai un dono in beneficenza. Oh, sì. Carino, ce lo vedo. E giusto, ordina. Eccola qua. Acquista un pacchetto di espansione di Water Mostri. Per. Beh. Facciamo anche per tua sorella, quindi. Quindi, apri. Il primo è. Wispo! Carino! Diversi pacchetti, bla bla bla, sì. E... addestra il vuoto mostro, Wispo. Tu sai che non riesco a leggere il nome? Bubalus, o Babalus, Bubalus. Avesu, vento, Oh, tutti uguali, eh. Meduso. Oh, aspetta, questo nome. Che carino. Sì, so già a chi darlo. E un altro Wispo. Perfetto. Wow. Tu non butti. Maledizione. Tu, col lavoro come sei messo da... stranamente quasi schifo, no? Allora, apri. Prendi una porzione, lascia stare, chiunque. Tu... lascia stare e... Ah, ok. Dov'è? Allora. Cambiamo aspiration. Giusto, giusto, no. Primo. Sì, famiglia, famiglia. No. A destra. Giusto. Staccati anche da sto computer. Quindi approfittiamo di Ishan. Vieni qui. Che cavolo. Allora. Vampiro. Offri un addestramento. Perché i bambini possono giocare con delle case, le scatole, gli animali. Oh.
Sì. Oh, che carino! Vai finalmente. Sarebbe bello riuscire a vederlo anche in questo episodio, ma non credo proprio. Non credo proprio. Ora, tu gioca 3 partite a scacchi e leggi con un adulto. Sì, ma prima. Fai compiti con. Sì, Elijah, meglio che vai a dormire. Tuo dopo assolutamente rifare il look, anche se no, aiuta a fare i compiti. Vediamo com'è il look quotidiano che. Ah! Ma che carino questo! Beh, il pigiamino è bellissimo. Questo anche. Questo non è malaccio. Sì, qualcosina si può ritoccare. Sì. Lascia vivere. Festeggia. È un po' tardi. Mostra i muscoli a qualcuno, va bene. Offri consigli sulla vita vampiresca. Mamma mia. Dov'è? Allora. Whims, Borb. Fresh? Abbraccia. Oh, Mish. Vantati della famiglia. Perfetto. Se ti penti di alcune scelte compiute, si tramanda l'esistenza di una pozione speciale che Oh, si whoopee può gorge. preparare per riconfigurare le debolezze e i poteri vampireschi, davvero? Oh, moosh pepso. E Pepo peluche. un Mooshakapoor. attimo. Bomberic. Moochie peachy. Revo. Dov'è? Condividi la tradizione vampiresca? Ni. Disparza. Oh, dov'è? Snurb. Fricka de funa, Yumba! Zart? managir. Yumba hey! C'era, ma non ci più. Yumbala! Impara a conoscere. Mehazib! No! Moochie peachy. Sì, allatta. Calma. Tutto tu. Bravo! Coccola! Umjima! Non vantati dei tuoi averi con tua Swatcha, figlia. Genitore d'età. Com'era? Yippee Incoraggia il comportamento recente. Incoraggia a fare ricco. Sì, PT. E in effetti. Sì. Poi dopo vediamo di giocare a scacchi. Chris, ti sei riposato abbastanza? Sì, cosa manca? Tu, un vasino. Quindi, veglia con aiuto col vasino. Tanto c'è padre tuo qui. Le forme non le puoi ancora fare. Me qui da me. Ma è qui. Caleb, sì, lasciamo perdere. Caleb. Oh, in effetti sì. E gioca con un gioco da tablet, perfetto. Che caspita ci fa lei lì? Salim! Ho saputo che c'è una festa magnifica nel locale notturno. Beh, no, tesoro. Lascia vivere. Allora, fermi tutti. Tu.
piccolo nano pestifero, volevi chiedere a Gioca di Gioca con tuo padre. Tu ma che metti, Chris, qui? Vieni qui. Ah, però vuoi dipinto. Racconta una storia. Bene. Esprime ammirazione. Sì. Anche se... Mess plima! Arveni! Busharb! Piace! Tormenta! Flazzle Vilpa! Abimi? Sì, giusto, lamentati dalla luce del sole. Huh. Smine, Zorpelhish! Sheba himba! Fai delle facce buffe! Franga Gwis, Dens Doba, Tribna! Ah! Tunga Chusen! Tunga! Genitorialità! Ma che costringi a sprona? Ad apparecchiare la tavola. Noi. Oh. Dopo devo andare a vedere più di me. Tu. No, tu devi mangiare. Oh. Ember che devo mangiare. Carino. In effetti potresti insegna le forze. No, abbraccia, balbetta, poi Gioca forma sim. Sì. Chi? Livello 3 di comunicazione? Beh, mi scusi. Bravo. Sarà un bravo papà. Wow. Sprona Elijah. Ok, ma adesso dorme. Allora, in effetti. Poi dopo è meglio che non vai in bagno. Allora, usa. Ah! Fai la doccia, a quanto pare bisogna tirare lo sciacquone. Poi meglio se vai a dormire, perché sennò domani a scuola col pero che vai. Anzi, oggi. Tu vieni qui. Se non ci fosse di lei in mezzo, ti direi. Ah, devo fare un terzo bagno a questo punto. Ah, ok, ci vediamo dopo. Ciao. Pulisci. E allora usa il vasino, no, ma torna qui e sì, mi sbaglio, fermi su. Ok, Gioca. Ah, caspita. Ancora questo festeggia. È andata. Cerca di calmarti. E in effetti mangia frutti del plasma. Poi qui. Oh, è arrivata Lilith. Oh mio Dio. Non andare a dormire, che devi venire a conoscere zia Lilith. Non andare a dormire. Destra la... bene, tre c'è stato. C'era... ah, eccola qui. No. È perfetto. Oh. Fai vol... bello.
Tra un po' raccoglieremo un po' di dindini. Dura un lavoro. Beh. Niente, non possiamo raccogliere ancora un... Allora, per te pasta prima. Papino tuo deve... Dov'è? Papino tuo deve cucinare. Quindi, allora, fermi di nuovo tutti. Scusate se continuo a mettere stop qui e là, ma non me ne frega se puzzi come non so cosa. Allora, cucina. Cosa si può fare? Omelette. Versione famiglia. E beh, tu. Ah, non sei ancora arrivata da zia Lilith, che ovviamente è inviperita. Beh, è zia Lilith. Là. Vabbè, fai un pisolino. Anzi, vai proprio in letargo. No, dormi. Questo festeggia non me lo toglierò più, Tu. C'era ancora una porzione, quindi vieni qui. Sì, dopo. Dopo vai a dormire, per l'amor di... del cielo. Com'è annoiata? Ma no! Che... ferma! Sì, lamentati dal freddo. Ma quale spaventa? Parla di giochi. Buffo, fai la scema. Parla dell'animale preferito. E abbraccia affettuosamente. E vai. Completato. Ah, giusto, dobbiamo giocare una partita a scacchi. Sarà. Poi dopo sì, fatti la doccia. Livello 8. Mamma mia. Che prendi una porzione. Livello 8, ma mi devi cucinare. Ho sbagliato. Ancora una cosa. Eccolo qua, macedonia di frutti del plasma. Porzione famiglia. Formato famiglia. Non l'ho visto. Chiedi dalla storia dei vampiri. Perché Furent Lilith? Lilith? Cerca di calmare. Forse meglio. Cosa? Dove era di nuovo? Abbraccia tu. Non sei la tante svolto e puoi cercare sul computer. Beh. Lilith. Anche se è furente come una biscia. Sì. Quando vuole. Credo che zia Lilith sia anche una buona zia. Quando vuole. E allora. Sì, dormi. Questa casa rimane sempre uno sfacelo. Ecco. Ok. Tutti che dormono, tutti che dormono, io devo controllare. Meglio che controllo il tempo di registrazione.
23. Sì, sì, si può ancora fare. Ma ti sei... Bah, beviti sto polca arancia, che ti devo dire. Ma più che polca arancia, ti devi fare... ti devi fare un marasma di plasma. Bene, bene, bene. Ora, sì, in effetti. No. Ti fai il marasma di plasma. Ah, adesso l'ho imparata, va bene. C'è Lilith. Allora, approfitta per venire qui. Dove è andata? Quindi... No. Raccogli frutto. No, questo è il Vendi. Dov'è? No. Raccogli frutto del plasma. Raccogli frutto del plasma. Raccogli. E il resto vendi tutto. Cosa c'è? Oh, no. Svegliare tua sorella. Altri piatti. Allora. No. Abbraccia. 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 Parla. Usa il vasino. E gioca un po' con le bambole. Ora. Tu. Ah! Anzi. No. Tu. Qui. Oh, è vero. La festa vampiri. Elijah. Dai, gioca con le bambole con Chris. Ah, ok. Lo so, ma dopo andrete a scuola. Nutri e basta. Anzi, nutri e poi... Il pero è... i bucaneve. Direi... Sì, vendi tutto. Ma che... Sì, ma io... Ah, santa di... Lo a cielo. No! Oh. Gioca con le bambole. Ah! Vieni qui. Mamma mia. Sì, mordila proprio. Mordila. No, era solo... Oh, annaffia tutto. Finalmente. Beh, lavoro alla casa. No, no. Sì, sì.
Ancora. Allora. Oh, abbraccia. Accoccolati e... Legge a Chris per farlo dormire. Allora, tu, mio caro, studia sodo. Tu... anche. Ora. Vento. Caleb, Speravo di poter vedere la... il passaggio di età, non di Caleb, di questa nanerottola, ma... Allora, qui era... bere, beh... che il marasma di plasma, dove... l'avevamo lasciato... Non importa, prepara una bevanda. Tanto c'è marasma di plasma. Ok. Dov'è il piatto? Quindi. Si confonde. Ma perché? Perché sei qui? Per... non per dire, ma perché quella cretina di tua madre ti ha messo qui? Ah, legge a Chris per farla addormentare. Io questa la strozzo prima o poi. Ok. 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 Poi. Quando finalmente quella beep. Ok. Mangia. Oh. Chi è che? Come butta in corridoio. Costanza è ammalata. Ma poverina, ha vomitato nel corridoio davanti agli altri studenti. Adesso è in infermeria. Sottoponetela a una visita approfondita. Fate in modo che non venga presa in giro. Rimandatela in classe. Ma dai. No, sottoponetela a una visita approfondita. Io ce lo vedo il padre che... tiene la sua principessina. Ok. Quindi, tu. Ok. Ok, allora, ho i diritti d'autore, direi che a questo punto possiamo, sì, tanto è successo poco, una mazza, ehi, 31, ma qualche secondo l'ho perso all'inizio, quindi direi che, vola qui. Ancora, troppo tardi. Critica. Ora, anche tu preparati una bella bevanda di... No! Dove caspita? Ah, eccolo qui, non lo trovavo. Marasma di plasma. Poi. Stai lì. Allora, tu. Tre poteri nuovi. Cosa possiamo prendere? Benvenuto eterno. Ah, ecco questo, figlio della luna. No, bene. Allora. Ma non posso debuggarti, no? Cheats. Ok. Ora, rifatti.
il marasma di plasma. Quindi lavoro, inizio un dibattito e racconto. Beh, siediti. Carriera, inizia un dibattito di politica di destra e se schiaccio bene buffo, racconto una barzelletta sui politici. Chi è che? Martina, andiamo, mariniamo la scuola, andiamo da qualche parte. No, stiamo parlando di Elijah, quindi no. Siediti e molla st'ombrello che porta sfiga in casa. Porca miseria. Digiuno, beh. Sì. Quindi, mentre loro due chiacchierano, io acquisto i poteri di Pearl e anche la nuova debolescia, così va avanti. Ora, vorrei tantissimo questo. Figlia della luna, ma dato che ci siamo, col cavolo, prendo resistenza al sole. I raggi del sole sono un grave inconveniente dell'esistenza vampiresca. Per fattuno, prendiamo il 2, che è resistenza maggiore al sole. I raggi del sole sono una grave inconvenienza con la resistenza maggiore al sole. Pearl è meno vulnerabile agli effetti letali del sole, ma deve comunque muoversi con estrema cautela. Resistenza assoluta. E può ignorare del tutto i raggi distruttivi del sole, non avranno alcun effetto sulla sua pelle e potrà muoversi liberamente di giorno. E lancio un'illuminazione? No, mi piacerebbe prendere poi Benvenuto Eterno. E questo cos'era? Velocità, anche quella dobbiamo prendere un bel po' di robe. E questo purtroppo, sonno irregolare, l'acquisizione del potere durante il sonno è ridotta. Combattuta in realtà, per via di un'esistenza interminabile, Pearl dorme meno serena e recupera la sua energia vampiresca più lentamente. E quindi ne posso usare solo uno. Ma siete voi? Oh, ok. Chi è che rompe? Lilith. No. Allora, ferma. A questo punto, scusa, presentazione allegra col postino, cioè, voglio dire, 2302 bollette. Soprattutto proviamo questo, che non mi muore. Vedi. Suso. No, mi spiace, lui non potrà essere dei nostri. Ora. Weasel Fraba. Dai. Bode Quarm. Oh. Che a quanto pare Caleb non aveva voglia. Batti politica di destra. E racconto una barzelletta sui politici. Bene, tu. Puoi fare dopo volontariato. Qui puoi fare volontariato da solo, vero? Visto che fai volontariato da solo, tu volontariato a una vendita di dolci. Tanto uno vale anche ora. Io Lilith la strangolo, non è mai in giro per caso. Questa è l'ultima. Promosso a epicureo esperto, guadagna 66 cimoli in più all'ora per un taglio di 230 con un bonus 1380. Sì. E interazione migliora il piatto. Ok. Quindi. Subino Yapiam. Brava. Dovresti bere e fare il tuffo dell'ox polare. Quindi, mentre lei ciacciara amabilmente con il tizio qui, il Krishna. Bumbraza? No, non mi piace per nulla con lui, con Krishna. Direi che per questo episodio possiamo finire qui. E mi dispiace che non siamo riusciti a vedere il passaggio di età di Cecilia, che vedremo assolutamente nel prossimo episodio, sono sicura.
Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace e soprattutto nel prossimo episodio vedremo anche la piccola Costanza col look rifatto, almeno i capelli, non mi piacciono tanto la pettinatura, quindi la cambierò sicuramente. Aspetta. Ma si condivide la grande notizia e dopo bevi dal postino. Quindi odio i bambini, oh sì. Scusate, l'ultima cosa poi taglio, giuro. Bevi plasma, costringe una bevuta profonda. No, uno che odia i bambini, no. Quindi commentate, ma soprattutto follow me now, yeah. Ci rivediamo al prossimo episodio con Michiwa.